che ha sempre lavorato, da una famiglia umile, ed è forse la mia forza, perché non ho mai avuto niente, tutto subito, e quindi c'è quello che volevamo, ce lo siamo sempre guadagnati col lavoro e con il sacrificio. Il mio sogno è, diciamo, a stare larghi e vincere un mondiale, oppure vincere qualcosa con il club di cui farò parte. Ora come ora penso alla Salvezza del Trapani. Mi sono trovato subito bene, grazie ai miei compagni sono entrato subito nel gruppo e quindi mi sto trovando molto bene e spero che questa avventura vada nel migliore dei modi. Senti una differenza emotiva e di responsabilità tra difendere la porta del Trapani e quella della Nazionale Under 21? No, sicuramente sono due bellissime porte da difendere, soprattutto quella del Trapani quando giochiamo in casa dietro la nostra curva. Facendo una sintesi giornalistica, il Trapani è anche nelle tue mani, nel vero senso della parola. Cosa prevale di più, la sana incoscienza o il senso di responsabilità in questo caso? No, sicuramente avendo appunto 19 anni il mio fatto di non conoscere la categoria mi aiuta anche molto in base a, come si può dire, a gestire le partite e non soffrire troppo la tensione. Ti senti più forte tra i pali o nelle uscite? In che cosa pensi devi ancora migliorare? No, sicuramente devo migliorare tanto in tutto e soprattutto nelle uscite alte, dove magari essendo giovane non ho molta esperienza, però appunto l'esperienza si fa giocando. Raccontaci di quel pomeriggio che non c'era un portiere e ti sei messo in porta. No, stavamo facendo appunto una partita nei pulcini, nei primi calci a Bellariva, a un paese di casa mia, e in pratica è mancato il portiere. E io stavo giocando naturalmente, e nessun ragazzo dei miei compagni voleva andare in porta, e mi sono offerto io e da lì in poi non sono più uscito. Si dice che per essere portieri bisogna essere un po' matti. Tu ti senti un po' matto? Beh, dai, comunque fa parte del ruolo, fa parte, quindi magari fuori dal campo sono un ragazzo tranquillo, poi dopo una volta che si entra in campo, in base al tasso di adrenalina e di tensione che c'è nella partita, un portiere si trasforma. Cosa fai nel tempo libero? Nel tempo libero sono a casa con altri due ragazzi che sono Colpani e Minelli e stiamo sempre insieme, ci divertiamo e andiamo sempre a mangiare insieme, ci Si divertiamo. gioca alla PlayStation? Si gioca alla PlayStation naturalmente come tutti i ragazzi della nostra età e ci si diverte anche giocando a carte oppure guardare le serie tutti insieme. Beh, sembra ieri, eppure sono passati quasi 5 mesi. Veramente contento del lavoro svolto ad oggi da tutti gli staff, da tutte le categorie. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, bisogna migliorarsi sempre giorno dopo giorno, però ad oggi sono veramente contento. Dal punto di vista proprio delle singole rappresentative, la Primavera e l'Under 16 stanno viaggiando molto bene a livello di classifica, lo dicono i risultati, un po' meno la 17 e la 15. Beh, sicuramente la Primavera e l'Under 16 stanno facendo qualcosa di spettacolare in termini di risultato di gruppo, però sappiamo benissimo che non è l'unico obiettivo per quanto riguarda il settore giovanile. È importante il risultato di gruppo perché è una gratificazione per quanto riguarda il lavoro svolto durante il quotidiano, però l'aspetto fondamentale è la crescita dei giovani. Si è spostato di pochi chilometri, lei da Palermo a Trapani. Che cosa ha portato in questi primi mesi Sandro Porchi al settore giovanile del Trapani? Ma ha portato niente, la mia esperienza sicuramente, dei 5 anni vissuto a Palermo in modo straordinario, ringrazio la società per questa opportunità che mi ha dato e spero di contribuire magari facendo crescere il più possibile tutti i giovani per arrivare magari a un obiettivo comune. Obiettivo comune, quale potrebbe essere questo del settore giovanile? L'obiettivo comune è quello di formare più ragazzi possibili per la prima squadra. Se poi dovessero arrivare, come sta succedendo per la Primavera e l'Under 16, anche i risultati di gruppo, è tutto di guadagnato. Andiamo con i prossimi impegni, si gioca in casa sia la Primavera che l'Under 17, mentre già la 16 e la 15 hanno salutato il 2019. Sì, perfetto. La Primavera inizierà il girone di ritorno sabato contro il Cosenza, mentre la 17 giocheremo domenica contro il Perugia. La 16 e la 15 riprenderemo a gennaio.
La nostra giornata tipo è strutturata nel senso che veniamo la mattina alle 8 e iniziamo a preparare tutto l'abbigliamento, quello che occorre per fare l'allenamento. Dopodiché andiamo avanti alla giornata, per dire, prepariamo le maglie da gara, tutto quello che c'è da fare qua facciamo. Senti, qual è la richiesta magari più bizzarra dei giocatori durante la giornata? Più di una ce n'è. Tipo? Più di una, il calzino corto, il calzino lungo, la sottomaglia, la sottomaglia corta, la sottomaglia lunga, in base come pure il tempo, perché c'è da vedere pure come è il tempo. Da quanti anni ormai tu sei nel Trapani Calcio? Ora sono 7 anni che lavoro qua. Cosa possiamo dire? Le trasferte sono una cosa che più pesanti che può essere in base al lavoro che facciamo noi, perché giustamente deve preparare il kit gara, non solo un kit gara, ne deve portare due, e tantissime cose, giubbotti panchina, tantissime cose da portare. I nostri calciatori sono come fratelli per me. Ti posso dire che ogni giocatore che ogni anno passa, conosco sempre delle persone nuove e sono delle belle persone. Una volta sono venuto qua e assistito alla partita. Mi piace incontrare il mio sonno, per lavorare l'ufficio, l'emozione mia. È ammirante, ho trovato finito il lavoro e finalmente. Quindi, mi piace di più finito il lavoro. E fisso una pizzeria che è troppo da casa, mi piace come una famiglia per me, perché sono uniti. Si lavora bene con Giancarlo? Sì, sì. Però è sempre la crotta della roba, è normale.